Allora tu sai che abbiamo fatto un DVD? Sì. E questo DVD non sta avendo il successo, ci viene fatta una coccia così la gente. Tutti volevano. Era un DVD, è di qua, è di là, capito? Poi quando andano a mettere la mano alla saccoccia, tenne li ricci la gente, hai presente li ricci? Oppure le mullette, capite? Quelle erano le trappole delle topi. Come pitte la mano, bang! Tirchieria. Esatto. Allora qualcuno, quando gli hanno detto ma come mai non comprate questo DVD di Sembroni eccetera eccetera, lo aspettavate tanto eccetera, vabbè ma tanto noi Sembroni ce lo vedevamo su Facebook, gli aforismi, ci vedevamo un altro duca, le due che dici tu, gli amici tuoi fanno gli aforismi. Allora da oggi in poi io toglierò tutti da Facebook, Sembroni non lo vedete più, gli aforismi non ci sarà più, siccome la mia immagine... Ma gli aforismi non c'entra nulla, eh? Quello è un altro sistema, usano un altro, non so chi lo faccia, però io mettono su internet il DVD e altri lo scaricano per vederlo. Allora, Christian e Bon Scaricanini, è la mia immagine, so sono le mie battute, ci sarà un legale che si sta informando, saranno tutte aforismi, Sembroni, perché avete attaccato tutta a ratiche. Siccome questa cosa mi ha fatto molto male, visto e considerate che le cose vanno così, siccome il Padre Eterno normalmente dice porgi l'altra guancia, i geli sono detti a Cristo. Se porgi l'altra guancia qua ti fanno una coccia come un pallone, allora devi agire come agiscono loro. Quindi quando sarà il momento, adesso il legale si sta informando, saranno tutti tolti, anche gli qualsiasi mia battuta, io faccio le trasmissioni qua, deve rimanere qua, non mi interessa, visto e considerato che la gente si comporta in questa maniera. Quello era un DVD fatto per aiutare un'associazione. Sì. Visto e considerato che la gente si comporta in questa maniera, la mia risposta è questa. Quindi voi fate in questa maniera, benissimo, allora le battute, se voi volete vedere la trasmissione ve le vedete, personalmente non è che me ne frega più di tanto, le battute le farò per i miei amici e per la mia trasmissione Telemax e il resto sarà tutto tolto, va bene? Poi questo è DVD, quando sarà la fine della fiera, dopo Natale, vedremo, li ritirerò e li andrò a vendere io personalmente a uno, nella speranza che accoglieranno questo DVD. Detto questo, qualcuno scrive buonasera, per reperire il DVD dove bisogna andare? Grazie, auguri di buone feste. Mo te le a voi diceva, tutti ne vai, Tiziana va. Di Lanciano. Mo te le diceva dove dai, ne vai, va. Tiziana. La Madonna le mi detto 100 volte le mi detto. E lo diceva un'altra volta. E lo diciamo l'altra volta. Ma perché non è genio, non ci vuole niente. Pescara in via Regina Margherita. Ce l'ho qua, guarda, ce l'ho l'elenco. Ce l'hai qua? Allora, per il DVD tutto io sempre. Io pure ce l'ho qua comunque, ce l'ho sempre qua. Come per tua fortuna, insomma. Per ora. Andiamo avanti. Allora, si trova sul DVD? Il DVD Tutto Semproni si trova a sì. Pescara da Kent Up in via Malagrida, poi presso la Delfino Pescara 1936 in via Regina Margherita, all'angolo bar via del Santuario, all'estetica in via Poglione, alla Voce dei Pescaresi Store di via Valignani. Da Max Mucciante tra parentesi. Sì, da Betix in via Valle di Rose, al bar Jonathan in via Tirino e poi a Lanciano presso il ristorante La Torre. Abbiamo cercato di coprire tutto, però purtroppo la gente, come al solito, l'ho detto, gli italiani, li ricce, ma vedete che li ricce, hai presente tu, hai visto mai le trappole per sì, le tue? Sì, stiamo vedendo un promo del DVD. Capito? Comunque, non fa vabbè. Niente, vabbè, a me dispiace perché era un DVD a scopo benefico, purtroppo, probabilmente. E ci avevano fatto una coccia, ti accorgi per aver sul DVD come avevano fatto una coccia? Ma mo, Facebook ne vedete boh, si chiama Facebook. Sì. Poi guardate come si chiama, gli aforismi, ne le faccio perché ne le può ne fa. Sono io che ma fa quelli le lo fanno, quelli fanno solo. Una donna fa niente, una donna metti chiù, una donna metti chiù, una donna fa niente. Ne parli e non è contento. No, che ne parli? Non è contento. Chi è che è contento? Quando vedo una cattiveria del genere da parte della gente, io sono contento, posso essere contento. Io sono contento se fosse stata una cosa come si deve. Invece qua si corrono con te, fanno che le battute, tanti le posso vedere là, a dove vieni, ne vedi più. Capisci? Questo è il concetto. E va bene. E no, perché la cattiveria, purtroppo già l'ho spiegato prima, è inutile che te la spieghi, perché tanto non serve. No, no, ma era un DVD a scopo benefico. Lo so, abbiamo e ci tenevo tanto. C'è chi ci ha lavorato, chi ci ha speso dei soldi, perché ha creduto in quel progetto. E per colpa, capite, perché ci sta chi te le ricce, non va bene.